lo stiamo distruggendo ed è per questo che tutti i giovani in tutto il mondo il 27 hanno deciso di scendere in piazza. Il messaggio da Piazza Montecitorio parte forte e chiaro: una settimana di sensibilizzazione sull'emergenza climatica del pianeta, la Climate Action Week, comincia oggi e culminerà il prossimo 27 settembre con uno sciopero globale, il terzo Global Strike for Future. A lanciarlo sono i ragazzi di Fridays for Future, il movimento internazionale di studenti che, ispirati dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, rinunciano alle elezioni pur di protestare per chiedere un cambio di rotta nelle politiche ambientali del pianeta. L'evento di quest'anno coinvolge decine di paesi nel mondo e si svolge non a caso in contemporanea con il vertice delle Nazioni Unite sul clima. I giovani romani di Fridays for Future presentano così gli obiettivi di questa 7 giorni di azione e protesta. Portare al centro dell'opinione pubblica i temi di un rinnovamento in termini industriali, di un rinnovamento in termini della gestione dell'elettricità, di un rinnovamento in termini agroalimentari. Significa insomma mettere al centro dell'agenda politica del paese tutti quei temi per cui Fridays for Future si è fatto conoscere a livello nazionale e internazionale. Verranno toccate durante questa settimana tematiche molto importanti che ci stanno a cuore, quindi principalmente il tema dei trasporti, della mobilità di Roma, il tema dei rifiuti, tema dei beni comuni. Fitto il calendario degli appuntamenti che porteranno allo sciopero del 27, domani la pulizia di Villa Celimutana, il 22 un flash mob sulla mobilità alla stazione Termini, il 23 un tweet storm e un appuntamento alle 12 al Colosseo, il 24 i ragazzi saranno in Campidoglio per sostenere la dichiarazione di emergenza climatica.